consegna, due consegne facciamo. La Polizia di Stato nella giornata odierna ha preso parte alla cerimonia di presentazione del progetto Il Mio Diario, finalizzato alla promozione della cultura e della legalità tra i più giovani. Diverse le province coinvolte nell'iniziativa, questa mattina il personale della Questura di Pesaro Urbino ha fatto visita agli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo Gaudiano a Pesaro. Progetto nazionale da qualche anno, fatto da una collaborazione tra il Ministero dell'Interno e anche il Ministero della Pubblica Istruzione, per portare attraverso lo strumento di un diario scolastico adatto ai ragazzi delle scuole elementari insegnamenti in materia di rispetto delle regole, del convivere e la convivenza civile e dell'educazione. Questa mattina questo incontro ha portato frutto dei lavori che avevano fatto con le insegnanti sulla materia dei diritti degli infanti, dei bambini, dei fanciulli e il rispetto delle regole, con una serie di bigliettini che abbiamo letto dove ognuno si impegna al rispetto della natura, al rispetto del prossimo, al rispetto appunto delle regole. Questo fa pensare che abbiamo dei giovani che saranno dei bravi uomini in futuro. Al termine dell'incontro la Polizia di Stato ha consegnato la nuova edizione dell'agenda scolastica, Il Mio Diario. Quest'ultima si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità. È un diario suddiviso a partire da settembre fino a maggio, che di mese in mese con dei personaggi conosciuti ai giovani come Geronimo Stilton e dà delle tracce sulle quali riflettere per formare dei giovani preparati alla convivenza e al rispetto delle regole. Presente all'incontro anche Camilla Murgia, assessore alla gentilezza e alla crescita del comune di Pesaro. Un progetto nazionale che di nuovo, dopo qualche anno di pausa, ritorna a Pesaro, un legame importante con la Polizia di Stato e le scuole della città. Quando si tratta di legalità, credo che questo comune sia sempre in prima linea per rivendicare quelli che sono dei diritti per noi fondamentali, in primis il diritto a essere bambini e quindi rivendicare questa libertà. E anche questa mattina credo che in questa presentazione, in questa mattinata di festa, si sia dato modo ai bambini di essere liberi di fare qualsiasi domanda alle forze dell'ordine. È stata davvero un'esperienza gratificante di cui noi dobbiamo andare orgogliosi, sia per il lavoro che nelle scuole si fa sul valore della legalità, sia quello che la Polizia di Stato per il prossimo anno insieme alle scuole del territorio riusciranno a mettere in campo. Fin da piccoli approcciamo i nostri studenti e alle tematiche più ampie della legalità in una prospettiva di cittadinanza consapevole. Il nostro progetto si chiama infatti Cittadini Consapevoli Si Diventa, quindi l'idea di partire da subito è proprio nella prospettiva davvero di pensare a formare delle persone, perché poi saranno gli uomini e le donne del futuro, consapevoli.